Sedute aperte, invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 25 ottobre 2016. Presidenza Giachetti, Luigi Di Maio. La seduta comincia alle 11:30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 24 ottobre 2016. Il Presidente dà conto delle missioni e comunica la presentazione e l'assegnazione del disegno di legge di conversione numero 4110. Si passa allo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni alle quali rispondono i sottosegretari Manzione e De Filippo. Intervengono i deputati Dieni, Lo Sacco, Vico, Peluffo, Mazziotti di Celso, Binetti, Basso, Latronico e Burtone. La seduta, sospesa alle 13:10, è ripresa alle 15. Il Presidente dà ulteriormente conto delle missioni. Decorsi i termini regolamentari di preavviso, su richiesta della deputata Cinzia Maria Fontana, e dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato La Russa, l'Assemblea delibera di anticipare il seguito della discussione della proposta di legge numero 2354. Quindi, su richiesta del deputato Dell'Ai e dopo una breve sospensione della seduta, l'Assemblea, con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, delibera di rinviare in commissione la proposta di legge numero 2354, dopo interventi dei deputati Lombardi, Scotti, Giorgia Meloni, Occhiuto, Rosato e Sottanelli, e dopo interventi per richiamo al regolamento dei deputati Grillo e Duva, al quale ha reso precisazione il Presidente, che successivamente ha richiamato all'ordine anche la deputata Ruocco. Il Presidente rinvia il seguito della discussione della proposta di legge numero 1658 alla successiva seduta in attesa del prescritto parere della Quinta Commissione. Si passa al seguito della discussione del testo unico delle proposte di legge numero 106 e abbinate. Su richiesta del Presidente della Ottava Commissione, Realacci, la seduta è sospesa dalle 16:05 alle 16:40 per consentire la riunione del Comitato dei Nove. Alla ripresa l'Assemblea, previe dichiarazioni di voto e respinte le restanti proposte emendative poste in votazione, approva l'articolo 1, gli emendamenti 2.50 riformulato, 2.51 riformulato e 2.52, gli identici emendamenti 2.53 e 2.56 e l'articolo 2. Approva gli emendamenti 3.100, 3.101, 3.54 riformulato e 300.2. L'articolo 3, l'emendamento 4.52 e l'articolo 4. Approva il subemendamento 0550.1, l'emendamento 5.50 riformulato, gli articoli 5 e 6, l'emendamento 7.50 riformulato, gli articoli 7 e 8, l'aggiuntivo 8.050 riformulato e l'articolo 9. Dopo lo svolgimento degli ordini del giorno sui quali la sottosegretaria Velo ha espresso il parere del Governo, la Camera, previe dichiarazioni di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il testo unificato delle proposte di legge numero 106 e abbinate. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti le relatrici Gadda per l'Ottava Commissione e Mucci per la Decima Commissione, la sottosegretaria Velo e i deputati Ricciatti, Duva, Busto, Rizzetti, Paolo Bernini, Longo, Terzoni, il Presidente dell'Ottava Commissione, Realacci, Pastorelli, Baradello, Galgano, Vezzali, Castiello, Calabrò, Pellegrino, Milanato, Vallascas e Borghi. Si passa al seguito della discussione delle mozioni Nicchi, numero 1395, Grillo, numero 1398, Binetti, numero 1399, Rondini, numero 1400, Brignone, numero 1402, Palese, numero 1403, nuova formulazione, Lenzi, numero 1404, Occhiuto, numero 1407 e Rampelli, numero 1408, sulla salvaguardia del Servizio Sanitario Nazionale e sulle politiche in materia di salute, sulle quali il sottosegretario De Filippo esprime il parere del Governo. Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Monchiero, Rondini, Calabrò, Brignone, Nicchi, Rizzetto, Russo, Nesci e Lenzi.
Il Presidente avverte che i documenti di indirizzo saranno posti in votazione per le parti non assorbite e non precluse. La Camera quindi approva la mozione numero 1395 riformulata. Dopo averne respinto la premessa e i capoversi 2, 21, 22, 25, 29 e 31 del dispositivo, respinge la mozione numero 1398 ed approva le mozioni numero 1399 e 1400 riformulata e numero 1402 riformulata. Approva la mozione numero 1403 nuova formulazione, riformulata limitatamente al dispositivo, respingendone la premessa con distinta votazione. Approva la mozione numero 1404, respinge la mozione numero 1407 ed approva la mozione numero 1408 riformulata dopo aver respinto la premessa ed il capoverso 6 del dispositivo con distinta votazione. Il Presidente comunica il calendario dei lavori per il mese di novembre, definito nella riunione odierna della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, con conseguente aggiornamento del programma. Svolgono interventi di fine seduta i deputati Alberti, Palazzotto e Fiano. La seduta termina alle 20:15 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 26 ottobre 2016 con inizio alle 9:30. La ringrazio. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Adornato, Amici, Artini, Boccia, Michele Bordo, Matteo Bragantini, Bueno, Carbone, Catania, Cicchito, D'Ambrosio, Damiano, Dell'Ai, Di Gioia, Epifani, Federica, Fico, Gregorio, Fontana, Fontanelli, Formisano, Garofani, Giorgis, Greco, Leva, Rosacco, Mannino, Marazziti, Meta, Palladino, Pes, Piccoli, Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rossomando, Scotto, Tabacci, Valeria Valente, Velo e Vignali sono in missione a decorrere alla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 107. Come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e sarà pubblicato nell'allegato A resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione alla proposta di legge numero 1658A. Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non